Amici di Safe Drive, ben ritrovati per un nuovo appuntamento con la rubrica L'usato del mese. Siamo ospiti di Fratelli Giacomo, il punto di riferimento del marchio di Ingolstadt in Lombardia e non solo. Ci troviamo per la precisione all'interno della concessionaria Fratelli Giacomo di San Martino Siccomario in provincia di Pavia, che da circa un anno ha aperto le porte ai propri clienti. E come nei passati episodi della nostra rubrica, anche oggi parleremo di vetture usate, in particolar modo di come attraverso il programma Audi Prima Scelta Plus le vetture usate vengano certificate attraverso dei controlli tecnici e qualitativi che potremmo dire lasciano soltanto al cliente la preoccupazione di dover scegliere la propria vettura. Dando uno sguardo più ampio al mercato delle automobili, ci accorgiamo come il mondo dell'usato, soprattutto negli ultimi tempi, rappresenti una valida alternativa per il mancato reperimento di alcuni materiali che sono utili per la costruzione di queste vetture, come ad esempio i semiconduttori, e al tempo stesso comprare una vettura usata non sempre significa volere spendere meno, ma come vi abbiamo insegnato anche negli scorsi episodi, può significare volere spendere meglio. Ma ora bando alle ciance, perché siamo quasi pronti per partire. Per la nostra prova di oggi sarà con noi il consulente di vendita Audi Prima Scelta Plus, Gian Domenico Peloso, che incontreremo tra pochissimo. Ma prima andiamo a vedere la vettura di oggi. Ed eccola qui quindi la vettura che proveremo nella nostra prova su strada di oggi, Audi Q5 Sportback in versione 40 TDI con sotto al cofano un motore longitudinale 2 litri di cilindrata, 4 cilindri in linea, aiutato da una tecnologia di ibrido leggero. La SUV di medie dimensioni, o medio-grandi dimensioni potremmo dire, della casa tedesca si rinnova con il restyling della seconda generazione arrivato nel 2020, che le ha donato una calandra più spaziosa e grintosa al tempo stesso, fari allungati con tecnologia full LED di serie o volendo anche Matrix, passaruota più generosi sempre rispetto alla generazione precedente e un cerchio che abbiamo su questa configurazione da 18 pollici, ma sappiate che in fase di acquisto può arrivare addirittura fino a 21 pollici. L'abbiamo vista negli esterni, negli interni abbiamo parlato un pochino di quello che troveremo a bordo di questa Audi Q5 in versione Sportback. Ora però, amici di Safe Drive, non ci resta che andare a provarla. Ve l'avevo anticipato, lo faremo in compagnia di Gian Domenico Peloso, consulente vendita del programma Audi Prima Scelta Plus. Ciao Gian Domenico. Ciao Jacopo. Buongiorno, grazie per essere con noi per questa prova su strada. Io ho cercato di fornire un quadro, diciamo, informativo così preliminare al nostro pubblico su questa vettura, ma soprattutto sul mondo dell'usato di Audi e del programma Audi Prima Scelta Plus. Ti farò qualche domanda, ci dovrei dare ancora più informazioni. Andiamo a goderci allora il giro con questo Q5. E dunque, come si guida questa Audi Q5 in versione Sportback? Devo dire la verità, si guida davvero davvero bene, l'insonorizzazione all'interno dell'abitacolo è davvero su dei livelli altissimi e, che dire, le sospensioni lavorano molto bene per garantire comfort di guida, precisione, poi lo sterzo è molto 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 preciso e quindi riescono a garantire un assorbimento delle asperità, delle cosiddette asperità del terreno, molto molto valido. Sotto alla carrozzeria di questa Q5 Sportback troviamo la piattaforma MLB, di fatto quella che poi viene utilizzata sui SUV di fascia ancora superiore, come viene definita da qualcuno la porta di accesso proprio al mondo premium SUV di Audi e non solo. Sotto al cofano invece questa Q5 in versione 40 ha un motore longitudinale 2000 di cilindrata 4 cilindri con tecnologia ibrida leggera, che di fatto la va ad aiutare un pochino sia nella spinta del propulsore ma anche nei confronti dei consumi. Abbiamo delle ottime prestazioni perché riesce ad arrivare a 204 cavalli di potenza, addirittura 400 newton metri, in un range davvero interessante perché va dai 1750 giri fino ai 3250. Gian Domenico, questo significa una spinta comunque molto molto lunga e un motore, diciamo, di fatto
grintoso. Spinta costante e vigorosa. La cosa che giustamente hai fatto notare quando siamo entrati in macchina e adesso che ci stiamo muovendo è che si può parlare a bassa voce e ci si sente. Un'insonorizzazione eccezionale. Le sospensioni veramente molto comode, questo motore veramente brillante, molto pronto, chiaramente coadiuvato dal cambio S-Tronic 7 marce doppia frizione che fa certo gran parte del lavoro. L'altra parte del lavoro che permette appunto di consumare decisamente poco è questo sistema mild hybrid che addirittura spegne il motore in movimento in fase di rilascio senza che uno se ne accorga. È una cosa fantastica perché permette di avere poi omologazione ibrida a libretto. Auto che scatta in maniera molto rapida, 7,6 secondi per uno 0 a 100 che su una vettura da circa 1900 kg, adesso vado a memoria, direi che è davvero molto molto buono. Sì, diciamo che maschera molto bene le dimensioni e anche il peso che comunque è contenuto per, nella categoria. Il cambio, come dicevo, fa molto proprio perché non ha ritardo di risposta e il doppia frizione permette di avere sempre il rapporto ideale inserito e questo permette sia di consumare poco ma di averlo anche molto pronto per una guida un po' più sportiva per avere sempre la marcia giusta inserita. Lasciamo per un attimo da parte questa Audi Q5 Sportback e concentriamoci un pochino sul mondo dell'usato di Audi e soprattutto sul programma Audi Prima Scelta Plus. Parlamene un po'. Il prodotto usato sta avendo una seconda vita proprio perché in questo momento di scarsità di prodotto sulle vetture nuove, avere vetture in pronta consegna è molto importante. Certo. Audi Prima Scelta Plus si distingue dal classico usato perché è un usato poco usato o comunque molto certificato. Audi Prima Scelta Plus infatti ci impone di fare 110 controlli alla vendita della vettura, controlli che spaziano dai livelli, lo stato meccanico del cambio, pastiglie freni, usura delle gomme, proprio per poter effettuare i lavori necessari e dare una vettura pari al nuovo, una vettura comunque molto affidabile, tant'è che Audi Prima Scelta Plus permette di garantire la vettura fino a 4 anni senza limite di chilometraggio e oggi si spinge a garantire vetture fino a 8 anni 150.000 km. Questo per dire che non è importante soltanto il parametro anno, prezzo, chilometri, ma tutta una serie di controlli che vanno necessariamente fatti. Tra l'altro il chilometraggio delle vetture Audi Prima Scelta Plus viene certificato da casa madre, vetture che devono aver effettuato anche la regolare manutenzione e diciamo che si ha la soddisfazione di poter avere una vettura, come dicevo prima, in pronta consegna e che comunque ci accompagnerà per tanti anni e per tanti chilometri. Mi piace molto una definizione che tu hai dato in una delle puntate precedenti, che è non sempre comprare un usato significa volere spendere meno, ma a volte significa volere spendere meglio. Esatto, esatto. Secondo me il cliente oggi che si approccia all'acquisto della vettura non vuole necessariamente risparmiare, perché poi comunque la vettura è anche una soddisfazione, uno status symbol, un qualcosa che ci porta avanti e indietro a casa lavoro che deve essere affidabile e sicuro. Quindi togliamoci la soddisfazione di una buona vettura, di un'ottima vettura, puntando comunque sulla qualità. Il discorso dell'usato fresco, recente, vetture aziendali, chilometri zero, come abbiamo nel programma Audi Prima Scelta Plus, permette di acquistare una vettura di livello decisamente alto e superiore, con tantissimi accessori, con un discreto risparmio. Parlerei adesso, scusami, sì, di una cosa molto particolare che riguarda sempre il programma Audi Prima Scelta Plus, sì, perché tante volte si pensa che l'acquisto della vettura nuova permetta varie tipologie di pagamento, l'acquisto della vettura usata invece sia in questo caso limitato. Assolutamente no, Audi Prima Scelta Plus ha tutti i sistemi di pagamento uguali alle vetture nuove e quindi parliamo di leasing per quanto riguarda le vetture fatturabili con IVA esposta e sono quasi tutte le nostre vetture aziendali. Finanziamenti, rate costanti fino addirittura a 6 anni, ma soprattutto il programma Audi Value, e questa è stata un po' una rivoluzione per quanto riguarda la vendita delle vetture, perché comunque permette di gestire l'auto quasi come un noleggio. In pratica Audi Prima Scelta Plus permette, una volta deciso l'anticipo, di avere 35 piccole rate, sì, e alla fine dei 3 anni una maxi rata che è calibrata pari al prezzo minimo di riacquisto della vettura. Questo significa che alla fine dei 3 anni, o addirittura si può farlo anche per 2, io ho la massima disponibilità di cosa fare della mia vettura.
Se la voglio tenere perché mi sono trovato bene, perché ho fatto pochi chilometri, posso saldare questa maxi rata o rifinanziarla. Nel caso quindi decidessi tenere la vettura, tenere la vettura, cosa che invece normalmente con noleggio purtroppo non è possibile. Se invece dovessi decidere di sostituirla, la vettura verrà valutata in quel momento e per un valore che è comunque sempre pari o superiore alla maxi rata, la maxi rata verrà gestita dal concessionario e io potrò tranquillamente rivolgermi all'acquisto di un'altra vettura, sempre del nostro gruppo. Ma addirittura posso anche restituire la vettura senza dover acquistare nulla. Il concessionario comunque sarà obbligato a ritirare la vettura qualora rientrasse nel parametro chilometrico definito in fase di contratto e sia, diciamo, in normali condizioni di utilizzo. Ed eccoci dunque rientrati alla base. Gian Domenico, ti ringrazio nuovamente per essere stato con noi, per il tuo tempo, per i tuoi consigli, soprattutto riguardo al mondo dell'usato e al programma Audi Prima Scelta Plus. Quanto a lei, che dire, lo abbiamo visto, un motore che per quanto sia contenuto offre delle prestazioni fantastiche, consumi ridotti grazie all'utilizzo della tecnologia ibrida leggera, lo ricordiamo, abbiamo un mild hybrid su questa Audi Q5 in versione Sportback, un'auto adatta soprattutto anche alle famiglie, mi verrebbe da dire, in quattro all'interno si sta comodissimi, tanto spazio a bordo, grande comfort e soprattutto, nonostante siamo a bordo di una vettura Sportback, quindi di una vettura coupé, all'interno del bagagliaio abbiamo molto spazio, 510 litri che arrivano fino a oltre 1.400 se andiamo ad abbattere il divanetto posteriore. Gian Domenico, ancora grazie, è arrivato ufficialmente il momento di salutarti e di salutare lei per quanto a malincuore. Io do appuntamento agli amici di Safe Drive a quella che sarà l'ultima puntata di questo 2022 che dovrà ancora uscire. Non mi resta che salutarvi e alla prossima. Io ti ringrazio Jacopo, saluto tutti gli amici di Safe Drive e adesso vado in montagna a godermi questa bellissima Q5. Ciao!